La ciliegia della Recca è una delle migliori in assoluto fra tutte le varietà in produzione in Italia e si trova qui. È infatti il vanto di Napoli Nord, di Chiaiano, Marano e Quarto, e prende il suo nome molto probabilmente dalla collina chiamata appunto Arecca oppure da un cognome. Cominciamo però a scoprire allora la leggenda dietro questo frutto. L'origine di questa ciliegia è un viaggio che va da Madrid a Marano. Infatti la storia leggendaria tramandata nel posto è quella che nel 1630 qui si sarebbe trasferita tale Caterina Manriquez, che era l'amante di re Filippo IV di Spagna, chiamato il Re Mondo proprio perché all'epoca l'impero spagnolo era nel punto di maggiore estensione territoriale. La donna, che frequentava segretamente re Filippo, a un certo punto fu scoperta. E per non rovinare l'immagine della corona, il re decise di esiliarla e mandarla nella colonia più fedele e vicina, che era quella del Regno di Napoli. Il padre, Antonio Manriquez, allora decise di andare personalmente nel Maschio Angioino in un'asta pubblica per acquistare dei terreni che si trovavano all'epoca al di fuori del comune di Napoli. E infatti quindi acquistò proprio la collinetta della Recca che si trovava dalle parti del comune di Marano, dove ci troviamo proprio adesso. E poi decise di mandare con una grossa dote e il titolo di principessa sua figlia qui, in queste campagne, in un palazzo, nella speranza di poterle dare almeno una vita dignitosa. Chiaramente, ecco, passare dalla corte di Madrid alle campagne di Marano probabilmente per la ragazza non fu un grande passaggio. E lei, disperata, cominciò ad essere soprannominata la reginetta di Marano. E anche qui poteva essere l'imperatrice del mondo, ma tant'è. Alla fine decise di portarsi però, secondo la leggenda, anche degli alberi di ciliegia che fece impiantare proprio sulla collinetta dove effettivamente ancora oggi ci troviamo a raccogliere questi frutti. Ma questa ciliegia, per essere poi così buona e soprattutto considerata superiore a molte altre, ha anche delle proprietà organolettiche molto particolari. Chiediamo allora a un vero esperto quali sono. Allora, mi hai portato qui, spiegami perché questa ciliegia della Recca è così speciale. Ti spiego subito, questa ciliegia è una ciliegia che, come la troviamo adesso sull'albero, può mantenere così le sue caratteristiche per altri 10 giorni. Poi quando la raccogliamo è una raccolta puramente manuale, quindi vengono raccolte una ad una in questo modo e dopodiché può essere venduta al consumatore. La particolarità della ciliegia Recca è che una ciliegia sempre dura e infatti noi la possiamo mantenere per 2-3 giorni per poi trasformare e fare per esempio alcune confetture che non hanno nemmeno la necessità di tanto zucchero proprio perché è una ciliegia già dolce di per sé. E noi la vendiamo tranquillamente nei nostri punti vendita ma anche nei mercati dove attualmente ha un prezzo stabilito intorno ai 2 euro al chilo. Allora, stiamo raccontando la storia delle ciliegie di Marano. Personalmente non sono un amante delle ciliegie e neanche penso Gaia. Ok, siamo dentro questo campo, stiamo mangiando da ciliegie da più o meno un quarto d'ora e non riusciamo a smettere. Confermo, sono buonissime. Ancora oggi i più anziani ricordano i muli con le ceste cariche di ciliegie che scendevano da questa collina fino a Marano e Chiaiano per far lavorare appunto i frutti. Dato che erano famosi non solo per le conserve e per i dolci, ma anche per essere consumati freschi o addirittura per i medicinali, dato che avevano ottime proprietà curative. E poi non dimentichiamo che la stessa Marano era famosa proprio per la produzione di ceste utilizzate per raccogliere le ciliegie. Oggi la provincia nord di Napoli è considerata spesso per cronache brutte o per il cemento, paradossalmente, quando invece proprio qui nella campagna ogni giugno c'era la festa dell'estate che ancora oggi si celebra con queste.